Cloud, che ne pensi? Che hai da E che ne dire? penso? Che siamo in pieno delirio, fra. Abbiamo passato 3 giorni incredibili, cioè, questo Momoverse sta veramente facendo incrementare la fama di Mobox. Il nostro canale è passato da 800 a quasi 1300 utenti e c'è sempre più credibilità nel progetto, ci sono un sacco di nuove feature, ci sono veramente tutte le possibilità per avere degli ottimi rendimenti, per incrementare veramente le posizioni, quindi boh, tutto positivo, tutto positivo. Peccato per questa eccessiva affluenza che ha creato un po' di problemi sull'app di Binance, perché fondamentalmente il problema è che con quasi 2 milioni, ripeto, di residenti pre-registrati, purtroppo l'app forse non aveva, diciamo, la capacità di tenere tutte quelle persone in quel preciso momento, quindi ci sono stati problemi. Io stesso ancora, ragazzi, non so che faccia al mio avatar, non ho visto assolutamente nulla. Tutte le persone che mi hanno chiesto l'ID, il mio ID a cui ho dato, non funziona perché sono buggati purtroppo. Quindi adesso stanno fissando e a breve praticamente annunceranno la riapertura delle preregistrazioni. Ovviamente quello che mi sento di dirvi in maniera tranquilla è che la data del 6 probabilmente verrà posticipata. Questa è una cosa che sento io, è un qualcosa che è ovvio, perché comunque bisogna dare la possibilità a tutti di preregistrarsi e avere la possibilità di airdroppare le casse. E ci tengo anche a dire questa cosa. Non so, e anticipo sicuramente le domande che già vedo. Molti mi chiedono se il discorso. Allora, sicuramente l'avatar vostro rimarrà tale, quindi il vostro avatar ve lo ritroverete. Sui ticket non lo so, non ho chiesto ancora e non si sa ancora se chi ha collezionato ticket li avrà, perché fondamentalmente io stesso, ragazzi, non ho potuto spammare il mio ID come avete fatto voi, ma come me anche tantissima altra gente, perché i debuggati ovviamente non funzionavano. Quindi in sostanza non lo so se rimarranno questi ticket. Me lo auguro per chi ne ha tanti, mi auguro invece che verrà fatto qualcosa per chi non ha potuto collezionare come gli altri, ecco, cioè in modo da comunque dare la possibilità a tutti di avere le stesse possibilità. Abbiamo un muro di ingresso per poter appunto utilizzare la piattaforma, e se sì, di quanto capitale eventualmente, oppure no? Allora, guarda, fra adesso diciamo che per fare una famiglia siamo intorno ai 4.000 dollari, ecco, più o meno come prezzo di base per avere un raro. Ricordo che per avere le famiglie sono composte da rari, unici, uncommon e comuni. Quindi al momento diciamo che chi investe ha 4.000 dollari da investire. È, diciamo, il cosiddetto floor, quello che ti permette di arrivare almeno a 300 hash power di bonus, quindi sbloccare il primo bonus delle famiglie. Quando completate una famiglia da 4, vi si sblocca un bonus da 300 sull'hash power. Quindi con quel 300 di hash power, capite che ad oggi andate, aiutami, ora 0,84 Mobox Quindi ogni 100. sto cercando anch'io, devo connettere il Fate wallet. circa 2 Mobox e mezzo al giorno, più o meno. All'incirca, che dovrebbe essere un Ok. 16-20 dollari, dai, al giorno. Sì, adesso siamo. Sì, quindi diciamo che di base tenete presente che è questo più o meno diciamo, l'investimento iniziale. Ora, che voi con una famiglia potete sia minare che giocare. Quello vi dico già di no, perché i giochi in questo momento richiedono comunque almeno 3 rari per partecipare all'Adventure di Token Master,
Poi c'è anche lo sweep di Block Brawler che anche lì ci vogliono almeno 4 rari per avere, cominciare ad avere magari un po' di rendita così. E ovviamente per entrare nei leaderboard, ragazzi, purtroppo, ovviamente, essendo un gioco dove la gente, diciamo, chi più spende più si classifica, ovvio che ci vogliono gli epici e tutto. Però vi dico una cosa, c'è possibilità di qualificarsi nelle leaderboard, di portare a casa qualche nuovo box. Ovviamente io mi riferisco ai top 10, ecco, diciamo, delle leaderboard, che lì purtroppo c'è da investire un po' di soldi per puntarci a quei risultati. Quindi, detto questo, vi dico un'altra cosa. C'è la possibilità, molti mi chiedono, ma c'è la possibilità di guadagnare qualcosa senza investire niente? Sì, si chiama trade action. In questo momento stanno fixando alcune cose perché diciamo che non erano molto allineato con gli oracoli e quindi c'erano dei problemi magari su alcuni risultati così. Quindi in questo momento lo stanno fixando. Una volta che verrà ripristinato, voi su trade action avete praticamente dei fantasoldi, li spendete. Se siete bravi a tradare, a usare le binarie e a usare le leve, potete andare a prendervi anche dei discreti guadagni così, senza mettere un euro, credetemi, non c'è da investire nulla, è proprio free to play. Ecco quello che sta facendo vedere adesso Francesco. Sì. In questo momento è in manutenzione per questi problemi che ha avuto, però mi hanno detto che ci stanno lavorando e che comunque verrà ripristinato il prima possibile. Quindi in questo momento sono gli ingressi così. Io vi ripeto, i giochi rendono e danno delle rendite, ma come ogni gioco, come qualsiasi gioco che trovate online, delle app e tutto, chi spende ovviamente è avvantaggiato. Ecco, qui c'era Enduzzo 16 che ha provato a fare appunto un calcolo. Sì. Mettiamo anche 325 di hash, stando bassi 3,25 per 0,84, 2,74 per il prezzo attuale di Mogo, esatto, che è intorno agli $8, $9, praticamente ci darebbe una rendita, possiamo dire passiva, di $25 al giorno, ovvero 750 euro. Quei famosi 5-6 mesi che dicevamo sempre, quei famosi 5-6 mesi di ritorno di ROI, quindi... Sì, sì. Diciamo, siamo 8, e siamo 8-9, ragazzi. Cioè, 3 giorni fa, quando era 15, io con i ragazzi in gruppo abbiamo calcolato e c'erano dei rientri da 2 mesi e mezzo, 3 al massimo. Capisci che è un'altra cosa? Esatto. Allora, qual è il punto? Nella scorsa live provavamo appunto a calcolare dopo quanto tempo, restando però al fatto che il prezzo restasse al prezzo fisso, predefinito. Sì. Ad esempio lì ipotizziamo un $5, ok? Quindi standardizziamo il valore a $5 fisso e cerchiamo di calcolare un po' in quanto tempo ci voleva per tornare in break even. Quindi, ad esempio, noi facevamo un investimento di $5,000, compravamo una famiglia, quella famiglia ci portava a guadagnare, che so, tot dollari al giorno, quindi tot dollari al mese, ipotizziamo $1,000 al mese, noi tornavamo in break even, quindi all'investimento, dopo soltanto 5 mesi. Questo però con il prezzo del token fisso, fermo, a 5 mesi, perché magari oggi vale 5, domani vale 10, quindi anziché metterci 5 mesi ce ne metteremo 2,5. Ok, poi questo chiaramente anche un po' l'hash cambia, varia, quindi insomma dopo possiamo dire in media 5 mesi riusciremo a tornare dal nostro investimento e non è affatto male. Cioè anche qui ad esempio 750 euro al mese, ragazzi, con un investimento abbiamo detto di 4.000 dollari, $750 al mese, cioè $750 al mese, dai, sono quasi uno stipendio praticamente. È un bel part time. Direi, non è affatto male con un investimento di $4.000. Poi questo fermo restando che appunto il valore non cresca nel tempo. Oddio, può anche scendere, è chiaro.
Assolutamente. In teoria grazie. Dovrebbe salire per via, al di là degli interessi e tutto, ma anche per la questione comunque che dovremmo, potremmo avere una continuazione di bull market. Se vuoi dare magari una breve intro di cosa sono, così persone sanno di quello. Allora, sì, praticamente io penso, adesso non vorrei dire una bestemmia o qualcosa, ma penso che molti di voi conoscano i Funko Pop. Ecco, a me, quando li ho visti, mi ricordano molto questi Funko Pop, che sono quelle tipo quelle statuine, cioè guardate, ve ne prendo una io qua, ve la faccio vedere in diretta, vedete, queste statuine qui sono i Funko Pop, questo è Reaper, per chi conosce Overwatch o comunque. Questi Funko Pop qui, bene, ci hanno creato appunto i Mobox. Quindi cosa succede? Praticamente, come vedete, tipo quelle mystery box lì che voi potete acquistare, vi arrivano a casa, voi le aprite e se ci trovate dentro un raro o un ipico, prendete il vostro bel QR code sotto, lo copiate, lo inserite nella piattaforma e vi genererà i vostri bei Mobox. Quindi capite che questo è un semplice Funko Pop da esposizione. Con Mobox, con le Mystery Box, avete il vostro Mobox in esposizione, ma che vi lavora, che vi genera soldi. Quindi ecco ragazzi, per me è veramente tanta FOMO anche per me. Cioè, io penso che veramente a Natale, se esce prima di Natale, so cosa regalare. Ecco, lì. E se ci sono le possibilità di riceverlo, perché non ho idea neanche della tiratura, di nulla, ecco. Proviamo. Facciamo vedere, dai. What's this? A limited edition Mobox mystery box? Let's take a look at what's inside. Whoa, it's a rare Momo. Don't you want one of these? There's only 300 limited editions of these Momo NFTs. How does it work? There's a QR code at the bottom. Scan the QR code and it gets minted on the Binance Smart Chain. Do you want one of these? Stay tuned. They're coming in November. Okay, incoming to November, praticamente. November. Vediamo adesso per dicembre. Sì, secondo me siamo lì vicini anche a questo. Loro ne abbiamo chiesto e hanno detto che è sempre una qualcosa imminente. Tenete presente che ci sono praticamente questa cosa del Momoverse veramente. Anche prima, fra, te l'avevo detto, comunque il Momoverse, questa cosa di Binance, il finanziamento che hanno ricevuto e tutto quanto ha veramente messo, non carne al fuoco, ha messo proprio una mucca sul fuoco, capito? Del bonus, della rendita giornaliera, questo sicuramente. Ecco, io direi, magari, se ci vorresti parlare un po' di quelle che sono le novità che sono state lanciate in quest'ultima settimana, che hanno dato, diciamo, una spinta così veloce, rapida al prezzo, all'accrescimento un po' dell'ecosistema, di tutto. Innanzitutto, io ricordo quando era la Blockchain Week Rome, a Roma, quando due settimane fa, che fu lanciata praticamente la collaborazione con Binance Labs. Sì. Che diede una forte spinta al... esatto. Sì, perché praticamente vanno a finanziare in sostanza Mobox, la piattaforma, quindi in sostanza, guarda, ripeto, fra le novità grosse è questa cosa del Momoverse, della blockchain di Mobox. Cioè praticamente non so se vi è chiaro, ma Mobox non starà più sulla BSC, ma avrà una chain sua, collaborando ovviamente con la Binance Smart Chain e tutto così, ma avrà una chain sua alimentata dai vostri Momo, dalla hash power che voi andrete a incrementare ogni volta. Quindi non entrando in cose troppo tecniche, perché davvero probabilmente non sono in grado neanche io di rispondermi, perché su molte cose ovviamente anch'io ho delle domande che porgo ogni tanto ai dev, ma che loro ovviamente rispondono per quello che possono. Sicuramente io vedo il Momoverse come un qualcosa di... Non so se avete presente quel giochino lì dove voi avete la vostra bella casa, la vostra famiglia, vi costruite i mobili,
avete il vostro cane, i figli, così. Cioè, il Momo è più o meno la stessa cosa. Voi avete il vostro avatar che vi rappresenta, quindi siete voi, è unico e ce l'avete solo voi. Quindi cosa succede? Se io, che ne so, devo venire da te, Fra, vengo da te, parlo con te, devo acquistare un tuo Momo, vengo da te, faccio la contrattazione direttamente da te, ti contatto, cioè, e abbiamo questo interscambio. Quindi il Momo diventa proprio un luogo di interscambio con le persone, diretto. Io ho visto praticamente anche, e poi ragazzi, cioè, io non so se avete visto anche i giochi che arrivano, c'è in Z Arena, poi Tactica Squad, così, sono cose che purtroppo sappiamo poco, ma c'è in Z Arena è qualcosa multi-chain, quindi vuol dire che non è solo sulla Binance Smart Chain, ma va a beccare anche altre blockchain. Su di quello, appena so qualcosa di preciso, sarò il primo veramente a dirvi tutto quello che riesco a sapere. Però, ripeto, adesso non abbiate la, diciamo, paura di rimanere fuori da qualcosa, non rimanete fuori da niente, avete il vostro avatar che vi mina, ha un piccone uno, sì, il vostro avatar minerà, e avete la possibilità intanto di questo airdrop, che chi avrà la fortuna di avere una cassa potrà magari aprire un bel epico, un bel raro, ed è un grand, poi contando che è gratis, è un gran punto di inizio, ecco. Io comunque, ragazzi, vi consiglio di seguire appunto la pagina Medium di Mobox, quella ufficiale, perché lì pubblicano praticamente tutte quelle che sono le novità appunto sulla piattaforma, ad esempio qui appunto il lancio di Momoverse su Binance Ecosystem, vi spiega un po' il tutto, è molto dettagliato, comunque qui praticamente vi parla di tutte quelle che sono le novità. Anche ad esempio i 5.000 mystery box in regalo, ad esempio qui appunto diceva che verranno lanciati, inviati il 6 dicembre, però per l'appunto come ci diceva Cloud, Dr. Farmer, probabilmente verrà posticipata per il grandissimo afflusso di utenti in quest'ultima settimana, in questi ultimi giorni, e quindi qui praticamente vi spiega un po' il tutto. Perciò, se volete ad esempio un modo per informarvi su quelli che sono gli sviluppi, potreste tranquillamente seguire ad esempio Medium, oppure direttamente seguire su Twitter. Magari questo link ve lo lascio giù in descrizione. Ok, adesso schiaccio su Openbox, spero che avvenga tutto normale, perché qua, allora, Openbox. Vediamo ragazzi, il rullo di tamburo. Ne puoi aprire 10 la volta, immagino, sì. Gap purtroppo non può condividere lo schermo per il semplice fatto che lui sta diciamo con il cellulare, e invece sta facendo l'unboxing dal computer. Se vuoi ti posso inviare magari il link, puoi entrare dal computer e condividere lo schermo, che ne pensi? Guarda, Fra, ho già fatto partire le cose, adesso ve la inquadro così brutale, tanto sì. Poi se apro un epico esulto alla faccia vostra in diretta, ve lo faccio così brutale, scusate, ma io sono veramente così in un'emergenza col telefono. Adesso vediamo se la Binance Smart Chain non ci fa problemi. Adesso ne ho fatto i primi 10, vediamo cosa esce fuori. Questo è il bello della diretta. Allora, via, vedete? Sì. Guardate che culo che ho, niente, yeah, i primi 10 avete visto? Dai, ne mancano altri 14, 5 non comuni e 5 comuni, okay. Avete capito che culo che ho io? Iniziamo male. Iniziamo molto male. Apro gli altri 10. Però vabbè ragazzi, ricordatevi sempre, quando aprite è tutto cibo per Momo, quindi non vi preoccupate. Cioè, ovviamente non fate queste cose da gambler, con stupidità. Io lo faccio sta cosa perché devo upgradare dei Momo, quindi per me comprarmi un comune a $200, una cassa a $200, capite che mi compro una cassa a $200, così se scuro un epico raro.
Secondi 10. Vediamo. Comune. Dun, 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 dun. Dai, faccio. Ah, dai. Niente, ragazzi, un unico, vedi? Avete visto? È dura, è dura. È dura, è dura, è dura. E adesso ci sono gli ultimi 4. Allora. Vediamo. Dai, i quattro fortunati. No, ma tanto io sono così, ragazzi, non c'è niente da... Una casa costa all'incirca $200, come ha detto. $200, sì. Allora, vi ripeto quello che ho fatto, perché, allora, non sto gamblerando. Io ho messo un capitale per fare degli upgrade dei Momo, ok? So che al momento i comuni praticamente stanno su $200, quindi non è che vado a prendermi... Devo prendere dei comuni a caso, quindi invece di prendermi la casa mi vado a prendere i box a $200, che se mi va bene, sai, riesco a... Quindi questo è un qualcosa, è un trick che vi invito a fare, ok? Quindi, ripeto, se dovete upgradare dei Momo, vi servono dei comuni, aprite casse, che tanto, bene o male, ok, poi vi escono degli uncommon, degli unici, ma poi vi serviranno anche quelli. Ultimi 4, vediamo come va. Oh, così almeno spato sta cosa che dice che io... Uno mi ha detto, no, no, ma tu hai sculato il castanetto, io non ho aperto un epico e questa è la prova. Zero epico. Adesso gli esce un leggendario. Se esce leggendario, amico mio, mi sa che faccio veramente zampare il canale. Ah, è tutto rigged. Vedete? E dai, faccio sto favore. Niente. Avete visto? La fortuna del dado. Chiaramente le percentuali, le possibilità sono basse, ragazzi. Ma proprio per qual è il punto? Che se partite da zero, quello che consiglia non è andare... Potenzialmente avete un capitale di $10,000, ipotizziamo, ok? Non è andare ad aprire $10,000 di casse, perché ad esempio in questo caso magari... Non ne trovate nemmeno uno di epico perché è difficile e quindi avrete praticamente buttato quei $10,000. Mentre quello che consiglio tendenzialmente è di acquistare direttamente un Momo, ok, del valore di $4,000-$5,000, avere già un potere, un hash power comunque decente per avere già una rendita, ok? Che vi dia, ad esempio, avete, non so, un Momo da 200-300 di hash power, già riuscirete praticamente a fare, ad avere una rendita $25-$30 al giorno. Come abbiamo detto, $30 al giorno sono $900 al mese, quindi già vi fate una rendita. Poi successivamente, in futuro, eventualmente, anche magari da quello che riuscite ad ottenere, a guadagnare di rendita passiva dai vostri Momo messi a farmare, ok? Magari quei fondi potreste eventualmente dedicarli all'apertura di qualche cassa. Quindi per iniziare la cosa migliore è appunto quella di comprare direttamente un Momo. Ok. Assolutamente. Ripetiamolo, è stato fatto perché io devo upgradare i miei Momo e mi servono dei comuni. Quindi, cioè, perché devo andare a spendere $200 e comprarmeli? Quando posso, tanto male che vada, mi trovo dei comuni o degli uncommon o cose, ma se mi va bene mi trovo un raro repico. Quindi quando vi servono i comuni, aprite casse. Esatto, è logico alla fine il ragionamento, assolutamente. Anziché andare a spendere $200 per direttamente il Momo, per prendere una cassa e magari potenzialmente così a fortuna, tanto quei $200 l'avreste comunque spesi, vi può uscire per dire un Momo epico, ecco, un leggendario addirittura, ok, le percentuali sono veramente basse, però c'è magari qualcuno che ha veramente fortuna e si trova direttamente un leggendario, un epico, cioè sono cose che possono poi eventualmente capitare, quindi insomma in questo caso, nel caso appunto di Cloud, la cosa migliore è semplicemente andare a comprare delle casse e tanto. Quali sono, cioè i comuni in fin dei conti, i comuni e non comuni sono quelli a livello più base, quindi il peggio che può trovare sono quelli, a lui quelli servono, quindi peggio di così non può andare, no? Che poi, ripeto, la cosa è comunque elementare, matematica, cioè nel senso $200 è come se giochi praticamente gratis in sostanza, cioè può solo guadagnarci, non va in perdita.
Quindi fatelo, ragazzi, questo è un qualcosa che serve quando andate a fare gli upgrade, è un qualcosa che ho voluto farvi vedere per differenziare il gambling dalla necessità. Questo qui è un qualcosa che vi è utile, perché io adesso comunque vado ad alzarmi i miei momo di hash power, quindi incremento il mio hash power per la cifra per cui ho messo, fate voi il calcolo, ho speso 200 e rotti dollari per 24 casse, quindi siamo intorno ai 5k di investimento, e se mi andava bene magari, sai, tiravo fuori un raro, un epico, eravamo sempre tutti più felici, ma non succederà mai. Io me li devo veramente sudare gli epici. Zippo giustamente mi corregge, dice che appunto i leggendari non escono nelle chest, no, solo dalle aste o yes, dagli airdrop, oppure dalle leaderboard ai giochi di Halloween impossibili. C'è questa domanda di Gape, scusate, in caso non potessi investire più di $500, chiaramente... Io ti consiglierei di holdare il token Mobox, holdalo e aspetta che magari ti si incrementi, è l'unica cosa che mi sento di dirti, sinceramente.